Ok, buonasera a tutti, benvenuti alla diretta sia su YouTube che su Facebook. E quindi stasera parliamo un attimino del book. Abbiamo due ragazzi che vengono da Roma, tra poco ve li Ciao, presenterò, buonasera. Federico e Davide, Daniele, scusatemi. Federico Daniele, quindi tra poco faremo qualche intervista a loro e quindi gli chiederemo un po' di cose. Se avete qualche domanda, mi raccomando, postatela, fatevi pure delle domande e dopo cercheremo di rispondervi prima possibile. Allora, per quanto riguarda, ciao Anomis, ciao Nicola, ciao a tutti quanti, ciao a tutti. Allora, per quanto riguarda, vi do qualche comunicazione di servizio prima di partire. Allora, stiamo realizzando, perché magari qualcuno dice: Paolo, non ci svela i segreti del book e quant'altro. Noi stiamo realizzando un videocorso specifico sul book, quindi farò vedere. Questo videocorso andrà, penso, col nuovo anno, quindi andremo in primavera, probabilmente. Quindi farò vedere la mia operatività sul book delle azioni sull'azionario italiano. Quindi farò vedere a tutti quanti. Questo videocorso sarà presentato fra qualche mese, quindi il tempo necessario. Quindi faremo vedere la settimana di trading, faremo vedere su quella settimana cosa si guadagna. Quindi spiegheremo, saranno 8-9 ore di registrazione ogni giornata, quindi pensate voi, una settimana, 9 ore, 9-10 ore di fila, e quindi dirò tutte le cose che io guardo, cosa faccio. Quindi vedremo una settimana intera di trading. Devo ancora iniziare a registrarlo, però lo registrerò a brevissimo, visto che c'è qualcuno magari dopo critica, dice qualcosa, magari fa il primo corso, dice: ma mi ha insegnato prima, non mi ha fatto vedere il book, ripeto, è il secondo corso, non è il primo corso. Sul secondo corso, oltre a spiegare il book, spiego anche l'order flow e l'order flow e gli altri parte grafici, tra cui Cassius Clay e Mike Tyson. Oltre a questo, quindi facciamo vedere sia il book sui future e sia il book sulle azioni. Ok, ciao a tutti. Ok, ciao Premio, un abbraccio. Allora, sarà solo sul book, sarà solo sul book, Fabio. Sarà solo sul book perché l'order flow lo segniamo in sala, insegno in sala anche l'order flow. Però sarà specifico sul book perché alla fine tutti quanti dopo dicono: siamo un attimo, comunque il corso dovrebbe essere 99 su 100 sul book, 1% sull'order flow, però 99 su 100 sul book. Quindi faremo questo corso. Quindi per chi, vi ripeto già, per chi ha acquistato il primo corso non c'è il book, quindi magari qualcuno dopo c'è sempre il bastian contrario e dice: Paolo, sono andato là, tu facevi le operazioni sul book e non hai fatto magari qualche operazione, non hai mai fatto vedere l'operazione lì sul default. Quindi il bastian contrario c'è sempre, quindi io farò vedere esattamente quello che faccio tutti i giorni, sarà fatto sul book, e il secondo corso vedono quello che faccio perché faccio vedere quello che faccio sul book. Addirittura ai ragazzi gli do tutte le dispense sul book, gli faccio vedere proprio, c'è un PowerPoint dove gli do esattamente queste slide, quindi questo PowerPoint, questa presentazione dove faccio vedere il book, come si deve lavorare e tutto quanto. Grazie mille, Cosma, grazie mille, ciao. Tanto non ti ho fatti vedere un attimo che sono delle novità, dai, chiamami che ci vediamo qua e ci vediamo qua in saletta. Quindi questo sarà fatto. Dopo un'altra cosa, per chi si approccia al mondo del trading, quindi altra comunicazione, perché dopo c'è sempre quello che apre, viene a fare un corso a 3.000 euro, fa un corso magari del 2005, 2007, 2008 e alla fine gli restano 500 euro per fare trading, oppure magari a 3.000, 4.000 euro paga 2005 di corso, oppure fa il primo o il secondo a 6.000 euro, gli restano 1.000 euro. È chiaro che dopo magari qualcuno potrebbe dire: no Paolo, guarda, ho fatto il corso, io se sapevo così che ci volevano più soldi per fare i future, non facevo neanche il corso. Ciao a tutti. E quindi vi dico, se avete 3.000 euro da parte e volete fare il corso, fate a meno di fare il corso. Perché se il corso costa 2.500 euro, con 500 euro fate fatica a diventare trader profittevoli. Quindi ve lo dico contro il mio interesse, però io sono chiaro sulle cose, è inutile fare trading se uno ha solo 500 euro. Gli rimangono 500 euro. Difficile fare trading, siamo limitati, si fa fatica a guadagnare soldi, quindi fate a meno di fare trading, ma non venire a fare mai il corso da me, ma da qualsiasi altro, ve lo dico, perché con 500 euro non si va da nessuna parte. Abbiamo già detto che magari sui CFD si può lavorare con 500 euro, con 1.000 euro, però siamo sempre limitati, si fa un po' di fatica.
Chiaro che partire con somme piccole va bene, partire con somme alte è meglio non partire con somme alte, perché alla fine dopo se non si è capaci di lavorare rischio di azzerare il conto, quindi è meglio partire con somme piccole. Però come minimo ci vogliono 3-4 mesi. Ciao, ciao Natale, un abbraccione anche da parte mia, un abbraccione anche da parte mia. Ogni tanto mi distraete con i messaggi, ciao a tutti comunque. Quindi meglio avere, essere un pochino capitalizzati, avere magari 2-3 mila euro se vado di CFD, 5 mila euro se faccio qualche future, minimo, minimo. 10 mila euro se faccio l'azionario. Ecco, per cui è chiaro che magari qualcuno dice Paolo fa più l'azionario che il future. Guardate, ho aperto anche qualche altra operazione sulle opzioni. Quindi sto facendo qualche opzione, ok? Quindi sto facendo qualche opzione. Quindi vi terrò aggiornato. Questi ragazzi qui sono veramente fenomeni sulle opzioni e sono veramente molto bravi sul book e stanno imparando. Veramente molto bravi e riescono a realizzare già qualcosina di interessante sul book. Adesso faremo qualche domanda a loro. Per cui mi raccomando, se volete fare il corso, cercate di essere un pochino capitalizzati, perché è inutile venire a fare il corso a Paolo Serafini se avete 500.000 euro. Casomai qualcuno vi dice andate a fare qualche altra parte, andatelo a fare qualche altra parte. Però vi dico che già in partenza, che essendo poco capitalizzate, fate fatica. Un'altra cosa importante, vi dico dopo, chiudo, dopo andiamo con l'intervista. Chi vuole approcciarsi sul mondo del trading, cioè, si può diventare ricchi con il mondo del trading. Io sono diventato ricco facendo trading, quindi sono diventato ricco. Mi sono tolto tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili, però. All'inizio non ho pensato di guadagnare tanti soldi col trading, ho pensato solo che questo lavoro mi sarebbe piaciuto farlo, ci ho messo passione, lo amavo questo lavoro qua, e mettendoci tanta passione mi ha fatto sì che questo lavoro dopo alla fine è diventato il mio lavoro. Se voi guardate questo lavoro per prendere i soldi, non li prenderete mai. Quindi fate a meno di venire a fare il corso a Paolo Serafini, andate a fare da qualche altra parte. Che vi dice Mari che è facile fare trading o quant'altro, perché il mondo del trading è difficile. Quindi voglio cercare di prendere delle distanze, magari su qualcuno di voi che pensa di venire in sala trading, che ho il bottone magico, gli faccio guadagnare soldi. Non funziona così. Bisogna essere appassionati, farlo con tantissima passione, perché si riesce a migliorarsi continuamente. Quindi io mi sono migliorato continuamente, in quest'estate ho ricavato due strategie operative. Che le ho messe già in piedi e sto facendo, e quindi più avanti vedremo se riuscirò a fare. Quando avrò profittabilità, vi farò vedere la mia profittabilità sul conto e vi farò vedere se queste strategie funzionano o no. Ma al momento non le faccio vedere perché è top secret al momento, ok? Quindi è chiaro, dovete essere appassionati di questo lavoro, amarlo, amarlo tantissimo. Quindi vedrete che alla fine, se avete la passione che vi spinge a migliorarvi continuamente, ok? Adesso andiamo direttamente con i ragazzi, e poi, come ha detto Confucio, se voi amate questo lavoro e vi piace fare questo lavoro qui, alla fine è come non lavoraste mai, perché è così divertente fare questo lavoro, è come non lavoraste mai. Quindi lo fate con passione, non lo sentite neanche il peso del lavoro, ok? Andiamo adesso a presentare allora i due ragazzi che abbiamo oggi, Daniele, mia sinistra, e Federico, non so se voi li vedete, quindi Federico, magari voi vedete girati, quante volte siete girati. Quindi lo so, alla vostra destra, quindi alla mia destra, quindi di qua, ok, Federico. Firenze, Federico da Roma, ok, e abbiamo Daniele, tutti e due da Roma. Sì. Allora, adesso facciamo qualche domanda a loro, cosa, attenzione ai messaggi che mandiamo ai giovani dietro di te, esatto, vedi Antonello, i messaggi davanti a noi, però vi dico che sono molto bravi, sono ragazzi che sono andati a studiare anche in America, quindi sono andati a studiare anche in America, sì o no? Mi confermate? Sì. Ok, sono andati gli studenti in America dai top trader per quanto riguarda le opzioni, fanno le opzioni veramente bene, stanno gestendo dei capitali, quindi sono veramente molto, molto bravi. Se avete qualche domanda da fargli sui book, fateli pure qualche domanda, vi faccio io qualche domanda a loro. Allora, su che strumenti vi state? Allora, avete fatto il corso, quant'altro sul book, sull'azionario e sul future. Momentaneamente vi state dedicando più sul. Diciamo che ci stiamo dedicando più sul future, più che altro perché operando, stando già davanti al computer durante l'orario della borsa americana, abbiamo studiato molto bene come funzionano gli minis, quindi è principalmente su quello strumento che andiamo ad operare. Un Proprio forte, po' più sì. forte perché magari non ti sentono. Si sente? Stavo dicendo, praticamente andiamo a operare principalmente sui future dell'S&P 500, poiché abbiamo. Diciamo, stando davanti al computer durante l'orario del mercato americano facendo opzioni, comunque stiamo studiando molto bene come si comporta e riusciamo
riusciamo a gestire meglio anche tutto il lato dei contratti, volumi, come tutto quello che riguarda, ecco, le... Ok, come controlla bene i volumi, quindi controlla bene i volumi, tutto quanto. E adesso facciamo qualche domandina sul book, ok? Allora, mi hanno chiesto qui subito quanti anni avete. Allora, 25. E io 26. 25 e 26, ok? Siamo avvicinati al mondo del trading quando avevamo io 19 anni e lui 17. 17, allora, bene, bene, 17 e 19 anni. Quando è che avete visto i primi risultati, che avete iniziato a guadagnare qualcosina? Perché avete avuto un po' di alti e bassi, forti, sì, mi sì, ricordo, ci siamo visti già, ci siamo conosciuti parecchi anni fa, sì, a Roma, avete un po', vi eravate un pochino persi nella banale, però alla fine dopo sì, diciamo, la passione... C'è, allora, c'è da studiare parecchio, c'è sempre da studiare parecchio, sì, però diciamo dopo alcuni anni siamo partiti veramente da zero, non sapevamo assolutamente nulla. E ci siamo, diciamo, siamo andati anche incontro a varie truffe, quindi piano piano siamo riusciti a trovare le persone giuste dove imparare. Diciamo, ecco, verso circa un anno e mezzo, un paio d'anni sì, fa, siamo riusciti a vedere le prime. Ok, quindi ci hanno messo 4-5 anni, perché magari pure qualcuno. Pure due, vi ho detto un anno e mezzo. Pure due. Sì, due annetti, dai, le prime soddisfazioni. Due anni, però ci avete messo 6 anni che siete sì, sbagliato. Sì. Quindi 6 anni ci hanno messo 4 anni dopo. Per vedere i primi risultati dopo 4 anni, per cui magari se avete dei problemi a guadagnare sin da subito, è chiaro che ci vuole un po' di tempo, ci vuole passione. Sì, loro sì, non hanno mai mollato, avete mai mollato, anche se hanno avuto delle difficoltà, non hanno mai mollato, hanno incontrato qualche piccola difficoltà, perché perso qualche soldino. Sì, sì, le difficoltà sono state tante, però ci siamo fatti forza a vicenda, ovviamente, essendo in due, questa è stata... Sì, poi, ecco, bisogna imparare dalle persone giuste, perché abbiamo, diciamo, cioè, abbiamo speso soldi che sono, diciamo, sono stati quelli più amaramente persi in educazione, che non valeva veramente nulla. Abbiamo okay, investito veramente tanto per quanto riguarda l'istruzione. Allora, però, sul book abbiamo fatto tutto, loro sono veramente molto bravi. Mi mancano solo 2-3 chicche che le abbiamo riviste oggi, perché sì, fanno ancora qualche piccolo errore, però stanno guadagnando. Ora il future che fate più di tutto, allora qualche chicca cosa c'è da guardare? Dico, sul buco non possiamo andare proprio nel dettaglio, perché altrimenti non si vede il, non riesco a vedere show. Eccolo là, ok, adesso l'abbiamo visto, ok, prima non lo vedevo, ok. Antonello dice, chi lo dite, ecco, che è un pochino difficile, vediamo un attimo cosa guardare nel buco. Eccolo qua. Cosa guardare nel buco, per dove si posa i vostri occhi prima di tutto il resto. Grazie. Allora, mi raccomando, sarà una diretta sul buco, però un pochino soffre, altrimenti non lo svelate tutti i trucchi. Però guardate, dite un po' di qualcosina che... Allora, guardate voi. Però gli strumenti che fate, ok? Prima di tutto l'SP500. SP500, sì. Quindi allora, diciamo, uno strumento, sono specializzati su uno strumento, sì, non in questo sì, momento 10 sì, perché fanno fatica. Quindi uno lo cercano di trattare molto bene, ok? Fanno il buco. Esatto, diciamo, andiamo a lavorare molto comunque a vedere sia i volumi sia, diciamo, anche delle, diciamo, ovviamente essendo il book anche i contratti, diciamo, sia i contratti scambiati e gli ordini che sono già messi, per esempio, su un determinato livello, come interagiscono, e lì andiamo a vedere quando c'è un po' più di aggressività e riusciamo a, come posso dire, riusciamo a intuire anche dove il mercato sta esaurendo la propria forza in una determinata direzione. Sì, quindi lavorano le primissime fasi di contrattazione, quindi dalle 3:30, poi c'è un po' di volatilità. Sì, esatto. Io solitamente sconsiglio, ma loro si trovano bene così, quindi sapete che io sconsiglio di lavorare nelle primissime fasi di contrattazione, però loro si trovano bene, no? Cioè, se guadagnano così, va bene, io magari sono un pochino più conservatore, sì, su certe cose, diciamo, non ho paura. Però... Diciamo, dato che nella nostra operatività non prendiamo, diciamo, tick profit molto ampi, andiamo quindi quanti tick prendete quando fate su da 4 a 6 facciamo, diciamo, quindi da 4 a 6 e gli stop semplice. Quanti sono gli stop là? Gli stop di norma sempre siamo più o meno alla pari, 4 a 6, però stiamo cercando di ridurlo per, diciamo, fare entrate, ecco, un pochino più, quindi oculato. Fanno rischio rendimento 1 a 1 al momento, sì, quindi sì, vediamo, sì, rischio rendimento 1 a 1. Però la bontà delle operazioni che fanno, quindi il tipo va bene solitamente, una percentuale che va bene operazioni oltre il 70%, quindi sì, va bene. Sì, abbastanza sì, ampio, sì, sono quello più sopra. Quindi vanno bene oltre il 70% delle operazioni. Quindi queste operazioni che gli vanno bene, vanno a vedere se gli ordini colpiscono il denaro alla lettera, esatto, sì, Antonello, si vanno a vedere se gli ordini colpiscono il denaro alla lettera, va a vedere quanti ordini colpiscono il denaro, se c'è ricaricamenti, se stanno difendendo bene quel livello. È chiaro che ci vuole parecchio occhio, loro sono giovani. Vi dico, io faccio, io le vediamo insieme le cose, però
cioè, io cerco di evitare queste cose perché oramai sono vecchiotto e quindi ho già fatto 22 anni di scalping, quindi faccio fatica, però qualche chicca le la dico, quindi stanno accorciando un attimino il discorso dello stop, perché gli ho detto guardate, quando vedete questa cosa qui inutile rimanere, no, perché se uno era Mario Knight, qualcuno stava difendendo un livello e vediamo che quel livello è rotto, abbiamo detto di contare particolari secondi per dopo magari chiudere l'operazione, dopo un po' di secondi chiude. Adesso non stiamo qui a svelare tutti i dettagli, però dopo un po' di tempo, non è un tempo largo, non è che posso aspettare un minuto o due, però dopo qualche secondo chiudiamo l'operazione, perché è inutile tenere aperta se abbiamo visto un qualcosa e quel momento lì ci è fatto entrare e quel qualcosa non c'è più, come quel qualcosa che abbiamo visto non c'è più. Quindi non attaccarsi alle posizioni, ma uscire ecco. Subito se non... Sì, sì, non se avere, non ecco, vedete, non avere una convinzione, quindi essere veloci, perché vi è capitato delle volte di aver una convinzione, di dire no, per me ho visto questa cosa, per me va su lo stesso. Sì, ti sposi a un'operazione. Si sposa un'operazione, okay. Quindi una convinzione che hai è la cosa peggiore quando hai una convinzione. Sì, e magari poi rimani fregato perché quella giornata vai bene, poi continui così e ti arriva la batosta, è importante minimizzare. Quindi sono costanti, quindi uno stipendio vi viene fuori al mese sul book del... Sì, sì, ecco, ovviamente non ci si può aspettare di fare proprio tutte le giornate in positivo, c'è la giornata in cui va un pochino meno, infatti è molto importante minimizzare, ecco, le perdite e lasciare. Minimizzare, perché ci sono anche le commissioni. Quanto incidono le commissioni sulla vostra prediabilità, sui vostri gain che fate, realizzate col book? Un pochino, perché prendendo pochi tick, comunque sono, anche per esempio con due contratti sono $10, quindi su... Se uno va a prendere 4 tick, quindi finale, entrano con due contratti 10%. Di SP500, ok? Sì, sì. Un 20-30% costa. Sì, almeno sì. Vedo anch'io le commissioni solitamente incidono un 30% sulla operatività. Parecchio. Ok, sì. Dopo, se fai una giornata che prendi qualche stop, esatto, vedi che incide di più. Il broker, incide di più con la commissione. Noi abbiamo conosciuto Paolo 3 anni fa, ormai nel 2017, perché ho visto una domanda. Sì. E poi abbiamo deciso di venire qui, ci siamo conosciuti a Roma, poi siamo saliti qui da lui per iniziare a imparare, insomma. Ecco, okay, noi facevamo già opzioni, quindi loro facevano già opzioni, poi siamo avvicinati al book. Ok, ecco qua che aveva chiesto quando siete venuti da me. Ok, allora un'altra domanda, vediamo Mirko. Allora Mirko dice: lavorando in asta di apertura sulle azioni, dato che il book si muove velocemente subito dopo l'apertura, lo stop lo metti prima dell'apertura o chiudi al meglio sul livello che hai deciso prima? Allora, è una cosa che gli ho detto anche loro oggi, una cosa di riguardo che gli ho detto, perché ho visto che loro lavorano, sì, però hanno degli ordini ma di stop automatici sul book. Sì, esatto. Allora, io sono lì davanti sul book, sono lì davanti, se sono lì davanti col mouse, cioè non è che vado fuori là sull'ordine in macchina che stoppi automaticamente, sono lì davanti io e clicco io e quindi stoppo io, non metto mai un ordine in macchina, un ordine condizionato. La cosa migliore, lo ho detto anche a loro, perché vedo che arriva sui livelli ma li batte, pochi contratti sul livello, loro hanno l'ordine in macchina e gli parte, gli va in stop, perché magari alla fine quell'operazione che gli è partita, questo oggi gli è partita un'operazione, alla fine avrebbero, non avrebbero stoppato, alla fine dopo l'operazione sarebbe andata a Maringhe, oppure avrebbero perso meno. Ok, ecco, importante, se siete lì davanti sul book, non state guardando grafico, state guardando il buco, sta facendo quel momento lì, siete lì col mouse. Il mouse puntato sempre sullo stop. Quindi io, il mio, proprio il mouse, proprio la freccetta che c'è, insomma, il cursore, ecco, mi veniva la parola parlando troppo velocemente. mi dimentico un po' cosa dire. Allora, avendo il cursore lì davanti, posiziono il cursore proprio sul prezzo dove voglio stoppare l'operazione. Magari alle volte mi tirano via quel livello lì, però 90 volte su 100 lo prendo. Se mi tira via quel livello, stop un tick sopra. Ok, quindi faccio così. Quindi attenzione, non lo metti in macchina, il book è veloce, metto l'ordine e casomai chiudo io l'operazione appena vedo che non va nella mia direzione. Allora, vediamo cosa dice Dario. Dario, complimenti Dario. Dario fa veramente di dei post nel suo gruppo privato. Di Facebook, un privato solo per chi ha acquistato il volume profile. Concordo anch'io, visualizzo il book e quando si stabilizzano su un livello me lo segno, lo osservo, ok. Di solito si spostano a blocchi di 5-6 tick almeno che non partano di brutto e spaccano tutto. Sto lavorando sul timing di entrata. Bravo Dario, vedi Dario, sta lavorando su piccoli particolari, i piccoli particolari che fanno la differenza. Quindi Dario è uno che si impegna tanto, ha tanta volontà e quindi
No, bisogna avere passione, ok? Bisogna avere tanta passione, come ho detto precedentemente. Quindi bravi. Allora, vediamo Luca Gramegna. Mi dice, ciao Luca, fate questo come lavoro principale o avete anche lavoro tradizionale che dovete conciliare con il trading? Ok. Allora, e diciamo fino a poco tempo fa avevamo trovato un lavoro di notte, in Di realtà, notte, ok. per, no, sì, nel senso, facciamo i guardiani notturni in un condominio per riuscire comunque a mantenerci, vivendo ancora con i nostri, quindi non avevamo ancora bisogno di più soldi, quindi riusciamo a conciliare due cose, tradando poi di pomeriggio, anche per questo tagliamo gli minis. E ultimamente, siccome comunque stiamo andando bene tutto quanto, stiamo cominciando a staccarci, cioè ci siamo cominciati a staccare da questa cosa, è stato un lavoro che ci ha dato la possibilità di fare magari prima facciamo tutta la settimana, poi 3 notti, 2 notti, alla fine siamo diventati abbastanza autonomi. Però sì, si può fare, bisogna ecco sempre essere consapevoli di non spendere tutto quello che si fa, nel senso se si riesce a portare a casa uno stipendio o qualcosa a fine mese, magari se uno si vuole comprare un qualsiasi oggetto, una qualsiasi cosa, avere almeno 10 volte il valore di quell'oggetto che Io magari si è avevo due comprato. contratti a tempo indeterminato, lavoravo prima, ho messo i soldi da parte, poi ho lasciato per concentrarmi solo su questo perché ho visto la potenzialità Però sì, di questi avete visto, strumenti. cioè, se no, mi Però raccomando, che non passi non è un no, messaggio perché che magari qualcuno va a non casa, domani voglio. mattina non va più a lavorare, si dedica al No, trading. no, no, prima no. già Però la domanda è studiavamo questa, da io già anni. studiavo da Loro anni. studiavano già, Ma primo, studiavano già da mi anni, non dava la voglio. possibilità di Quindi continuare a le fare. dirette sono non incentivazione all'investimento e non lasciare il lavoro prima di avere un qualcosa di No, sicuro, esatto, ok? questo è Quindi importante. ecco, l'importante è che non passi il messaggio sbagliato, dopo domani mi prendo. Già No, no, mi io prendo già faccio parole, c'è quasi esattamente un. il contrario, nel Già operavo da senso poco. all'inizio, almeno io ho trovato utile mantenere questo lavoro notturno per, nel senso, sostentarmi anche magari in caso di perdita, perché comunque le nostre badosse le abbiamo prese anche prima, così da poter riuscire a fare anche in maniera più rilassata, detto sinceramente, perché ovviamente quando è tutta la tua fonte di sostentamento c'è un pochino più di. Non ansia a tradare, però c'è un pochino più di emozioni dentro la cosa, ci sono un pochino più di emozioni dentro la cosa assolutamente. Ok, per cui sì, loro già guadagnano qualcosina con le opzioni, Sì, guadagnano, quindi già qualcosina guadagnano sulle opzioni. Siccome le opzioni è un tipo di operatività che li rilassa parecchio tempo libero quando fate trading, perché le impostate, fate le strategie, non impegna tantissimo tempo. L'opzione poi dipende che tipo di operatività si fa sulle opzioni, però solitamente le strategie che mettete in piedi voi vi danno tanto tempo libero. Quindi loro fanno queste cose, fanno sia le opzioni e si dedicano un pochino di tempo per quanto riguarda il book, quindi hanno perfezionato questa tecnica e un po' di mesi stanno andando veramente bene, quindi sono costanti e quindi hanno capito che potevano anche lasciare da parte magari il lavoro e casomai sono ragazzi che alla fine un lavoro lo fanno lo stesso, hanno No, io ho detto. proprio messo i soldi poi da parte Sì. per Sì. Sono messi i soldi da parte per essere un pochino capitalizzato. Allora, vediamo un attimo Antonello. Antonello, allora, fate più acquisto o vendita di opzioni? Allora, non c'è non c'è esattamente più uno più l'altro, diciamo, a seconda della strategia e del mercato in quel momento. Compriamo e vendiamo spesse volte insieme, lavoriamo molto con gli spread, con strategie un pochino più complesse. Non facciamo mai naked, né a comprare né a vendere. Ecco, sì, io faccio qualche naked, però bilanciata, perché Vabbè, diciamo, è un altro voglio venire, è un'altra discorso. cosa che faccio io, Sì, guarda, un'altra strategia. però è un'altra strategia la mia, però loro va benissimo, quindi non fate opzioni naked voi, ok? Non fate No, opzioni, a assolutamente. No, meno che assolutamente. non siate capitalizzati e calcolate che dovete essere assegnati sul titolo, Esatto, nel ok? senso l'obiettivo Quindi è io, diverso, se sono l'obiettivo è così. diverso, loro fanno così. Quindi vanno bene così e dovete continuare così perché loro fanno con le strategie, quindi non hanno, sono mai in difficoltà, le aggiustano un attimo No, e sì, però siete mai in diciamo difficoltà. che sappiamo sempre quanto andiamo a rischiare e quanto andiamo, non abbiamo mai posizioni scoperte. Assolutamente Allora, vedi, Claudio ha fatto una bella domanda che solitamente. Allora, dai, rispondo io, dopo rispondete voi. C'è una zanzara che sta girando, ok? Allora, in ottica di multi-day è utile utilizzare il book o è superficiale? Meglio fare solo analisi fondamentali e tecnica in ottica di lungo termine? Allora, se stiamo parlando delle azioni, io vedo che sulle azioni mi accorgo velocemente
dopo un mese, due, che magari l'azione era abbandonata a se stessa, vedo che entrano degli operatori, specialmente su titoli più sottili, questa cosa si vede meglio. Quindi sul book si nota quando potrebbe iniziare un movimento importante, ok? Sul future, tenerlo lì, il future aperto, per un'ottica multi day, finché stiamo parlando qualche micro, potrebbe anche essere, però è più fatica, si fa più fatica a vederlo sul book, perché cioè, stanno difendendo una parte in vendita, difendono l'altra, no, cioè, molto... è un caricamento continuo che non si capisce. No, diciamo, è molto, è molto complesso stargli così tanto appresso da lasciarlo chiuso. Sì. Magari intraday sì, multiday, anche perché comunque si muove di molto il future degli minis, quindi rischi anche con, diciamo, o vai con contratti micro, sì, ma con gli mini di notte rischi bei movimenti, anche perché da loro lì è giorno, quindi può succedere veramente qualsiasi cosa durante il pomeriggio e Sì, ti svegli con una brutta sorpresa. Io non lascio mai operazioni. Ok, lì hanno fatto tutte belle domande, vediamo. Sandy, complimenti Paolo per le dirette che fai, grazie mille Sandy, grazie. Sì, ma siamo avere trasparenza, lo dico, non c'è. Io guadagno con il trading, quindi non problemi, quindi oggi guarda, è stata una giornata, però insomma 500 euro li abbiamo portati a casa, come li facciamo vedere dopo i 500 euro che magari qualcuno dopo non ci crede. Abbassiamo un attimo e faccio vedere, condivido dopo lo schermo. Intanto mandate pure un'altra domanda e guardo se riesco a condividere lo schermo, perché ce l'ho dall'altra parte, vediamo se riesco a condividerlo. Chiamate, devo entrare di nuovo su StreamYard e quindi dopo condivido lo schermo. Abbasso un attimo il volume che non entri con il coso del volume, il volume del Enter Studio. Vediamo un attimo, faccio solo lo screen del share screen, finestra, vediamo la finestra se riesco a trovare quella lì, ok, vediamo, vediamo l'ETRM, vediamo un attimo, così lo facciamo vedere, quindi non abbiamo segreti, eccolo qui, lo mostriamo, metà di oggi, quello che abbiamo guadagnato oggi, e potrei alzare un attimino, però, vabbè, c'è qualche azione dopo, ok, quindi questo è lo statement di oggi, il saldo e tutto quanto, ok? Va bene, abbiamo stato tutto. Canceliamo. Ok, va bene, ritorniamo noi, ok? Eccolo qua, a posto. Ci ha dato una mano anche l'amministratore, che è sempre bravo, pronto e veloce. Allora, andiamo a vedere. Ciao Angelo, un abbraccione Angelo. Quante operazioni hai fatto oggi? Beh, oggi, Stefano, andiamo a vedere un attimo. Andiamo a vedere così. Condividiamo le operazioni che abbiamo fatto oggi. Un attimo. Beh, non ho fatto tante oggi. Vediamo un attimo se riesco a condividere anche. Stop share. Share. Che magari non ne ho fatte tante comunque. Ne ho fatte 140. Beh, insomma, magari per qualcuno sono tante. L'operazione con quest'altro ordine, condividi, lo abbassiamo un attimo, ok, lo abbassiamo un attimo, aspetta che accorcio un attimo, magari si vede il titolo che sta, che è uno di quelli che ho venduto ultimi, che magari dopo, eccolo là, quindi 120, 42 eseguiti, lo vediamo qui sotto, lo vedete? Quindi vediamo qui sotto 142 eseguiti, ok, quindi si vede 142 eseguiti, ok, va bene, quindi queste sono state le operazioni che abbiamo fatto oggi, ok, ritorniamo ancora, ok, vediamo se c'è qualche altra. Hai scalpato abbastanza? Beh sì, il mercato non scambia tantissimo, però insomma qualcosina sono riuscito a fare. Ho avuto un po' di problemi oggi, dovevo spedire una lettera di uno che ha fatto il furbo, che ha detto qualcosa su di me, quindi bisogna un attimino cercare di sistemarlo, perché cioè, dopo sulle chat parlano tutti, fanno gruppi privati, qualcuno dice qualche menzogna su di me, addirittura qualcuno che gli ho insegnato a fare trading, ha imparato e fa questo lavoro come attività principale, quindi fa solo il trader, guadagna veramente molto bene, guadagna bene e dopo va a finire che dopo parla male di me perché è invidioso o quant'altro. Quindi vediamo un attimo adesso, mi ho mandato una bella denuncia, quindi vediamo un attimo cosa succede. Quindi è un ragazzo che fa il furbetto qua vicino a me, quindi oggi gli abbiamo mandato una denuncetta, prossimi giorni gli arriva la raccomandata a casa, quindi vediamo un attimo se vuole leggere, se no altrimenti tanto io vado avanti per la mia strada, quindi vediamo un attimo chi vuole
dire qualcosa che non va bene. Allora, è sempre meglio, grazie mille Stefano. Vediamo, avete qualche altra domanda? Gain non ho letto. Beh, gain 513 euro, che 513 euro di gain. Ho ancora due operazioni aperte, dopo domani le chiudiamo perché si muove range. Allora, qualche altra domanda che volete dire sul book? Qualcosina che volete dire? Le difficoltà che incontrate, magari... Ah, ecco, gli orari, che allora, oltre alle 15 dite, gli orari un attimino, perché dopo il mercato si ferma, perché magari qualcuno vuole fare trading continuamente. Abbiamo visto, cioè nel senso abbiamo più o meno... Prima dell'apertura, vabbè, vediamo tutti insomma, i punti chiave del mercato, così poi andiamo proprio all'apertura, dalle 15.30, abbiamo visto più o meno verso le 17.30, 18, alle 18 proprio si spegne, ma sì, probabilmente sì, perché vanno in mezzogiorno, vanno a mangiare. Vanno a mangiare, dopo alle 20, 20 e 30 riprende. Riprendete dopo voi, quindi sì, lavorate... Però un pochino di meno, principalmente sì, lavoriamo dalle 15.30. Quindi lavorate principalmente 15.30, quindi... 15.30, sì, 16. Quindi potreste avere... 16. Quindi magari qualcuno dice... ho il lavoro, torno a casa, 15, beh, torno a casa alle 18, è chiaro che bisogna lavorare un attimino dopo le 20, dalle 20 alle 22, riuscite a fare sì, qualcosina alle 20 e 30? Sì, 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 ci sono comunque, diciamo, verso la fine le persone entrano anche magari a mettere edge su posizioni che già hanno, sì, quindi comincia a esserci un pochino più di volatilità. Ok, ricordatemi che devo dirvi un trucco verso la fase di chiusura che non l'ho ancora detto, ok? Che dopo ricordatevi, che devo dire, mi vengono in mente sempre cose nuove. Ok, ciao Paolo, ciao ragazzi. Quando il prezzo entra in un'area che a noi interessa acquistare, mi aspetto più aggressività in video del Nasdaq? L'abbiamo risposto. Liubo, casomai, Liubo, guardati un attimino la registrazione. Ok? Vediamo se c'è qualche altra domanda, altrimenti abbiamo quasi terminato. C'è uno qui con la moto che ogni giorno, non so, da gas, ovviamente sì, qua davanti, sì, resta qui 10 minuti da ragazza alla moto, quindi facciamo un po' di... Eccolo qua. Qua lo sentite? Qua. Tutti i giorni così, tutti i giorni, non so, non è così. Anche intorno alle 14 ogni tanto si vede qualcosa, ti ha chiesto Dario. Sì, diciamo dipende sempre dalle giornate, perché allora, prima, come ha detto Paolo prima, diciamo verso le 11 ci sta un momento di movimento la mattina, poi sì, tende a fermarsi, perché quando apre, diciamo, l'ora prima del mercato si stabilizza un minimo, almeno è quello che abbiamo visto noi. Poi se ci sono state notizie o eventi importanti si potrebbe tradare anche praticamente tutto il giorno, perché essendoci, come dicevo prima, persone che hanno magari già posizioni dentro e vanno a giarsi con i futures. Esatto, molta, esatto. C'è un particolare book che un particolare sul book a cui date la precedenza prima di fare l'operazione? Non è, cioè, senza entrare proprio nei dettagli, però cos'è che guardate un pochino di più? Diciamo quante aggressività ci sono sui livelli. Quanta aggressività c'è sui livelli? Cioè, okay, sui livelli. Guardare l'aggressività, l'aggressività e difesa. Sì. Va bene, allora, io ricevo tanto. Quante operazioni fate? Ciao Lorena. Quante operazioni fate? Immediatamente? Ma, allora, penso... La tolta una media tra 7, sì, già 10, una decina, sono, 10 una decina, sono tante, 10-15 sono tante, sì, quindi sono 7 tante operazioni, ok? Quindi 7 operazioni, perché operiamo principalmente dalle 3:30 alle 6, quindi come vedete anche sul book del future, quindi dopo le 3:30 alle 6 dopo fanno qualche operazione alla fine, se c'è da fare operazione, esatto, se no fanno, anche se rimangono lì un'ora, due, non l'operazione, avete visto, io le ho fatte perché sul mercato italiano sono così tanti titoli, io lavoro su tanti titoli e casomai posso fare qualche operazione in più. Allora, mi dice Roberto, buonasera Paolo, sempre fatto CFD, da una settimana sto facendo una prova su una prop sul mercato regolamentato con NinjaTrader, i volumi sono un bel aiuto, ma il book non ci capisco, è il book, proprio perché specialmente col book della Ninja ci vuole, sì, dei plugin, sì, particolari, perché se no non capisci niente, faccio fatica anch'io a capirci su quel book lì, quindi ci vuole dei plugin particolari. Allora, dice Onofrio, la orte anche di notte, la fate anche di notte, lavorate anche di notte, operate sui mercati orientali australiani, magari future? Allora, diciamo, al momento no, a meno che, ecco, anche noi non dobbiamo leggerci su posizioni tramite future di notte, è difficile che al momento operiamo. Ma non, certo, non peraltro, ma, avendo comunque un orario, diciamo, delle 3:30, noi... Sì, ecco, datevi un orario, dopo è inutile andare avanti alla notte, perché anche io mi do un orario e 5:30 chiudo, potrei rimanere qua fino alle 22, una volta rimanevo qua, magari aprivo il mercato, afterava 18, 20, 30, però alla fine
in overtrading, quindi va bene. Ma però una volta che avete preso qualcosina o se siete state perdendo, non accanitevi, perché dopo perdete ancora. Poi dipende molto dalla giornata, ecco, 15 operazioni sono tante. E piattaforma, non possiamo fare pubblicità per le piattaforme. Mattia, ops operate anche di notte, ok, forse ci vorrebbe una piattaforma diversa, non so, forse esatto, Roberto, la volumetrica ha un book particolare, sì, va bene, hai scritto te, abbiamo fatto pubblicità per due piattaforme, però non possiamo dire mai le piattaforme che fanno trading, la volumetrica è una di quelle che ha il volsi, il volbook che veramente va bene, abbiamo visto oggi, che si vedono veramente belle cose. Allora Luca, ciao Luca, un abbraccio, ciao Paolo, spero tutto bene. Che profitti medi riuscite ad avere giornalieri? Giornalieri, questa è una bella domanda, giornalieri. Che profitti riuscite ad avere? Giornalieri più o meno siamo... 200. $200 Sì, $200, esatto, $300. $200-$300, dopo tolte le commissioni a volte, però fate anche pari, sono a volte... Sì, sì, diciamo, esatto, come dicevo prima, ci sono anche giornate. Pochi giorni fa abbiamo fatto vedere le registrazioni a Paolo di una giornata dove c'è stato parecchio movimento, siamo arrivati a guadagnare $700. Però un giorno ci sono, diciamo, ci sono giornate in cui magari devi chiudere a pari e hai solamente dato le commissioni. Però se arrivate, il massimo che avete realizzato sono su un giorno? Più di 1200 Sì, però è stato proprio una giornata. È raro, certo. È raro. Su 200 ci mettono la firma, ok? Sì, 200 sì, costanti sì, tutti i giorni. Vabbè, bravo. Tranquilli. Un consiglio per saperla, un consiglio mi chiede Pietro, per saper lavorare sul book bisogna fare il corso? Allora, diciamo io non posso dire, sono di parte, quindi... No, diciamo che guardarlo da neofiti, non sapendo nulla, non ci si capisce molto. Allora, c'è una cosa che io consiglio. Dopo, a mio parere, bisogna fare il corso, ma dopo, non è che dopo il corso si sa completamente, cioè non è una bacchetta magica, bisogna comunque mettersi lì davanti e osservarlo bene, perché viene poi spontaneo, ci si accorge anche da soli magari di alcuni pattern che vi sono dentro, ma il corso penso sia fondamentale, perché sì. Se non si sa bene cosa si fa, non lo dico per altro, ripeto, abbiamo speso un sacco di soldi in educazione e spazzatura, purtroppo. Sì, sì, sì. Però già che siete in questa diretta, è andata bene. Sicuramente meglio. Noi siamo qui per un motivo. Sì, esatto. Ecco qua. Siamo ancora qui, anche dopo anni. Luca Bergamaschi mi dice quanti livelli del book guardate. Allora, arriviamo più o meno al secondo livello. L'importante è il secondo livello solo a volte, l'importante è... I primi due livelli. Sì, i primi due. Loro guardano i primi due livelli. Sono quelli lì che sono determinati. Cioè, non è da vedere... Guarda i primi due livelli. Adesso gli insegnerò qualcosina per guardare qualche livello in più. Sì, no, però non è... Perché alla fine... I primi due. Fanno corso, imparano bene il book e tutto quanto. Però dopo alla fine caricare troppo informazioni, rischi di guardare più cose e non rimanere concentrato. Io solitamente li ho consigliati di guardare prima queste cose qui, dopo guardare altre cose. Quando diventano bravi. Adesso sono diventati bravi, quindi... va bene dopo prima alla volta guardano altri piccoli particolari, perché alla fine caricare troppo è andato in confusione. Adesso carichiamo un attimino di più su qualche piccolo particolare, ok? Grazie mille Luca, grazie gentilissimo, così parlo troppo, grazie mille. Vedi Antonello pensava di più, però adesso vediamo un attimino di più, perché alla fine dopo si va, ci sono dei livelli dove c'è un po' di liquidità, allora dopo dipende come lavoro. Sul book bastano anche i due livelli, non occorre avere sul future. Sulle azioni è chiaro che ci vuole un book leggermente più profondo. Diciamo anche comunque i software che fanno vedere anche oltre al secondo livello sono anche più difficili da trovare. Ci vuole un software migliore, a mio parere, anche di quello che magari stiamo utilizzando per tradare al momento. Uno deve andare a studiarlo anche bene sotto quel punto di vista. Ok, va bene, Mirko molto bravo. Mirko è diventato bravissimo perché era andato poi in difficoltà, poi è diventato molto bravo. Complimenti Mirko, fa questo come lavoro anche Mirko, quindi sta andando via bene, quindi solo con il primo corso volume profile, il primo corso volume profile dentro al call, si è preso anche il volume profile come videocorso, quindi solo con il primo corso, quindi complimenti Mirko. Perché magari qualcuno dice, ma il primo dopo c'è sempre il bastian contrario, fa domande dopo così, e quindi fa un pochino
di domande strane. Primo corso, ci sono ragazzi veramente tanti, basta uno ragazzo che guadagna. Quindi se lui guadagna facendo così, un altro guadagna facendo così, non è che occorra che io posti 300.000 operazioni. Poi c'è il corso che faccio vedere le operazioni che sono state fatte in guadagno, quindi non, basta uno solo che guadagni. Del primo corso, quindi non occorre fare più corsi. Addirittura qualcuno gli ho detto anche: fa meno fare il secondo, vai così bene col primo, è meglio che non vai in confusione, è meglio non caricare. Quindi, contro il mio interesse, gli ho detto a tanti di non fare il secondo. Allora, dice Liubo: se usate anche l'order flow, se sì, guardate per primo tra il book e l'order flow, guardate l'order flow voi. Allora, sì, guardiamo principalmente il book, perché facciamo operazioni, come dicevo prima, più di scarpe, molto veloci, quindi quindi guardano principalmente book. Quello che accade proprio in quell'istante. Allora, oggi Mirko mi chiede oggi sul book 26-220 eseguire quantità non presenti sul book, ed è stato il livello che ha tirato il prezzo quasi per tutto il giorno. Si può parlare di un livello di assorbimento? Sì, va bene. Si può parlare anche del livello di servimento, sì, ok, vendo eseguire quantità. Sì, sì, va bene, potrebbe parlare anche del livello di servimento, sì, va bene Mirko. Sì, usano un altro livello di book loro, comunque è un livello uguale identico a quello della Volsis, uguale identico a quello della Volsis, quindi abbiamo il book anche lì. Ok, va bene, ti aspetto Mirko, fammi sapere che ci vediamo qui, ok Mirko? Fammi sapere, perché vi siamo andati un pochino lunghi, 40 minuti di diretta, va bene, assolutamente le chiediamo in mezz'ora. Avete qualcosa da dire? Hai qualche consiglio che volete dare, che dopo facciamo i saluti? Semplicemente, diciamo, per riallacciarmi a quello che dicevi tu all'inizio, cioè, se vi piace, nel senso veramente, e lo fate perché siete appassionati. Voi l'avete fatto, voi siete partiti non con il pensiero di voler guadagnare, perché vi piaceva. Avete spinto la passione. Guardate che io mi ricordo, Ani, cioè, ci sentivamo, mi mandavano i messaggi 2-3, a parte che mettevo il cellulare, spento, che siamo conosciuti 5-6 anni fa, però mi mandavano messaggi tutte le operazioni che facevano continuamente, quindi mi mandavano un sacco di messaggi e loro alla fine, mi mandavano le foto, Mari, che stavano facendo trading di notte, erano lì sull'auto, ti ricordi, andavano via in auto e mi mandavano, quindi pensate la passione loro, faceva trading, l'altro, dopo si fermavano, commentavano l'operazione, dopo ripartivano, pensate la passione che ci hanno messo, quindi tutto quello che loro stanno realizzando e i risultati che stanno avendo è merito della passione che li ha spinto sino ad ora a fare questo. Chi è che si ferma di notte, che fa le operazioni? Stavano su tutte le notti per studiare, cioè, cose incredibili. Quindi, per quindi avete speso così tanto che il tempo che avete perso, che è veramente tanto. Quindi i risultati che stanno avendo sono venute da sé. Domani guadagno, oggi mi impegno, domani mi impegno, adesso sono arrivati i risultati. È chiaro che chi ha un lavoro non può impegnarsi tanto, cioè non può dedicare una valanga di ore, però anche perché magari va a casa, il cagnolino a portare fuori, la moglie, i figli, roba. E dopo alla fine il tempo è limitato, però anche l'ora e mezza al giorno, nel senso, se è una passione non abbandonatela assolutamente, perché è veramente, cioè, a me piace tantissimo. Poi veramente tutti i giorni, da lunedì, anche a tempo, giustamente di notte, per parlare di questo. Esatto, vedi Luca, tutta la passione, perché anche Luca, ragazzo, è stato spinto dalla passione, sta avendo i risultati adesso. Luca è un altro ragazzo che vive alle Canarie, è veramente molto bravo, quindi però trovarti là alle Canarie, Luca. Allora, se posso sapere con che quale capitale siete partiti, ok, quindi facciamo l'ultima domanda, poi salutiamo tutti. Allora, sui futures con 25.000. Invece sulle opzioni? Allora, sulle opzioni, diciamo, il primo conto che abbiamo avuto è 10.000, adesso stiamo aggiustando un po' di più, cioè almeno 10 volte tanto, perché, diciamo, ci vuole un buon capitale per riuscire a gestire le strategie, le cose, perché alla fine, quindi 10.000 sì, si può, però siamo un po' limitati. Si fatica sulle strategie, veramente tanto. Un punto più grande per me. Luca, dai, vengo a trovarti, va tranquillo, grazie mille. Salutiamo anche Salvatore, grazie mille Salvatore, Paolo, Maria. Grazie mille a tutti. Allora vediamo un attimo, si capisce anch'io. Bravi, li capisco anch'io. Sono un po' sul malato, bravi come il maestro. Grazie mille a te. Sì, sono veramente sul malato. Però loro la passione, cioè
loro alla fine non è proprio, sì, dopo uno che è malato, ha una malattia che è discorso magari di fare, magari lo vedono come come andare in sala magari che vanno a fare come si dice a casino, una malattia, su quelli sono no, malattie, no, che lo puntano soldi, sono veramente malati. No, questi qua lo fanno però razionalmente, altrimenti se fosse malattia perderemmo sempre i soldi. Diventa, nel senso diventa come una malattia, sono stati in demo per anni, loro per anni sono stati in demo, hanno fatto una valanga di demo. E quindi quando si sono sentiti un attimino che avevano le conoscenze e la possibilità di fare delle operazioni, hanno iniziato a fare le operazioni, hanno avuto anche loro le sconfitte, perché si impara dalle sconfitte, sì, alla fine non è mai tutto facile fare training, si impara veramente dalle sconfitte. Due conti abbiamo portato a zero, quindi sì, che lavoro forse serve che faccia, sì, serve che faccia quelli per fortuna, sì, faccia training multi day più che training grande, va bene. Sì, ok. Cioè, ecco, sana intendo, sì, esatto, sì, una malattia sana, sì. No, no, l'ho specificato, Roberto, ho capito cosa volevi intendere, però è meglio specificare, perché se dopo uno non intende su una maniera o uno sull'altra, cerchiamo di specificare sempre come, che diventa un'ossessione, che è esatto, una passione, ma è veramente una passione. Può sembrare un'ossessione, ma è veramente una passione, non è una malattia, ok, bravi, bravi. Bravi, bravi, grazie, complimenti delle domande che avete fatto. Mari, mi sono dimenticato qualche domanda, Albino vi ha fatto delle... Albino mi ha fatto dei complimenti, ok? Grazie. Complimenti, grazie per aver partecipato alla diretta. Okay. Ero un po' emozionato all'inizio. All'inizio, non sono molto il tipo che parla in pubblico. No, ok. Neanche... No, vabbè, insomma... comunque alla fine se lo sono cavati bene, ok? Ed è una professione vera e propria, ok? Grazie mille a voi tutti, buona serata. Un saluto da Paolo. Federico. Daniele. Ciao ragazzi. Grazie, ciao a tutti, grazie mille per aver partecipato. Ciao. Così, grazie mille. Ciao Genio, ciao a tutti, buona serata.